Buonasera, buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati al post da casa, la nostra rubrica nella pagina del Circolo Virtuale Burneo. Benvenuti, siamo pronti con una programmazione un po' particolare oggi. Vogliamo fare insieme a voi una passeggiata, ovviamente virtuale, in spiaggia, quindi sperando di tornare a farlo presto dal vivo. Questa sera insieme faremo una piccola escursione alla scoperta di quello che possiamo trovare passeggiando in riva al mare. E per fare questa cosa oggi non sono da solo, ma sono in compagnia di un'amica del post. Eccola qua. Ciao Deborah, benvenuta. Ciao, salve a tutti, grazie. Allora, dicevo, Deborah è un'amica del post, in realtà noi abbiamo lavorato insieme, lei ha lavorato al post per un periodo e poi ha intrapreso un'altra strada. E anzi, adesso ti lascio la parola, Deborah, così ti puoi presentare e ci racconti un po' quello che stai facendo e a te la parola. Grazie. Allora, io lavoro al Museo Malacos, che è a Città di Castello. È un museo un po' strano, perché è un museo di conchiglie dove il mare non c'è. È una cosa piuttosto particolare, diciamo. Però è anche una bella cosa perché è il Museo di Conchiglie Malacologico, quindi più grande d'Europa, è la collezione più grande. Sono 600.000 bestie, come dice il professore. Il professore è sia il fondatore del museo che il proprietario della collezione. È lui che l'ha voluto fortemente. Ci dici il nome del professore? Il professor Gianluigi Bini. È Che originario di salutiamo. Firenze. È originario di Firenze, ma ha fatto ricerche in tutto il mondo, dagli anni 70 in poi non si è più fermato. E quindi ha messo insieme tutte queste conchiglie perché le studiava e man mano che le studiava le collezionava. Quando poi i suoi amici si sono accorti che erano tantissime, gli hanno detto perché non apri un museo? E allora è venuto fuori il Museo Malacos. E l'idea del museo è quella, cioè l'obiettivo del museo è quello di divulgare la scienza della natura, soprattutto del mare. Vogliamo spiegare ai nostri avventori, vogliamo mostrare non solo le conchiglie, la bellezza degli oggetti, di quello che viene dal mare, ma soprattutto la protezione dell'ambiente marino, che è fondamentale per la vita di tutte le specie, anche la nostra. Quindi facciamo educazione ambientale oltre che ricerca. E io in particolare mi occupo di quello. Mentre il professor Bini si occupa del settore ricerca, io faccio educazione ambientale. E quindi niente, ho la scrivania piena di cose che vengono dalla spiaggia in questo momento. Perfetto. Infatti ti volevo fare una domanda, la prima domanda. Ti volevo chiedere, è necessario per forza immergersi per poter osservare esemplari di specie marine? Allora, sicuramente immergersi o con le bombole o in apnea ti dà una visione diversa di animali vivi che si muovono in un ambiente più o meno sano. Però se noi andiamo in spiaggia, soprattutto dopo una mareggiata forte, una tempesta marina e di mattina presto soprattutto, troveremo spiaggiati tantissimi resti di organismi o organismi interi. A volte mi è capitato di trovare grosse meduse intere, ma anche possiamo trovare i gusci semplici delle conchiglie. Tutto quello che si spiaggia ci dà una fotografia istantanea di quello che c'è sotto il livello dell'acqua e quindi possiamo bene o male capire com'è la popolazione che non riusciamo a vedere che sta sotto il livello del mare. Ok, vogliamo iniziare a fare una camminata, diciamo, una passeggiata in spiaggia. Ad esempio, capita spesso che quando, insomma, stiamo camminando sul bagnasciuga, possiamo trovare degli oggetti sferici che assomigliano, insomma, sembrano quasi, diciamo, pelosi, possiamo dire così. Ah, eccoli qua, vedi? Tipo questo? Tipo questo, sì, pensavo proprio a una cosa di questo tipo qua.
Allora, questo meraviglioso scheletro, perché è uno scheletro, appartiene a un riccio regolare, un riccio abbastanza tondeggiante. È bellissimo, i colori non sono ben definiti, ma sono arancioni, viola. C'è un foro, e questa qui era la bocca del riccio, sulla quale era posta una corona di 5 denti, chiamata lanterna di Aristotele, che ora non c'è più, probabilmente si è persa, l'hanno pescato questo. E poi quassù si trova l'uscita del condotto digerente. Quindi di solito la gente non si aspetta che sia un po' al contrario. Si pensa che qui ci sia la bocca, ma non è così. Questo è un riccio rotondo, ma io qui ho anche un bellissimo riccio asimmetrico, che non è rotondo, ma è schiacciato. È schiacciato, esatto, sì. Sì, a livello dorso-ventrale, qui sempre la bocca, ed è a forma di cuore. È un bel riccio asimmetrico. È delicatissimo. Io una volta ho fatto l'errore di raccoglierne uno scheletro e di metterlo insieme alle conchiglie. Non si fa, perché si rompe. Ascolta, e questi sono scheletri, giusto? Sì. Attaccati allo scheletro, che poi è ricoperto dalla pelle, ci sono gli aculei. Quelli che noi vediamo quando gli organismi sono immersi in acqua. Esatto, quando sono vivi, ma quelli li perdono facilmente. Se sono, non troverete un riccio con gli aculei spiaggiato dopo la tempesta, è difficile. Un Guarda, altro Deborah, se scheletro. tu si riesce a leggere il commento, Meraviglia! meraviglia, esatto. Sì, è meraviglioso. Perché sott'acqua ci sono delle creature che non ti aspetteresti. Questo qui è un altro scheletro di riccio. Ed è così sottile che gli americani lo chiamano dollaro della sabbia. E anche questo riccio asimmetrico come questo qui, ma è molto più resistente. Questo Ok. è proprio carbonato veramente duro, è bellissimo. E quando ci sono gli aculei, sembra di stare davanti a un peluche, ma non sono morbidi, non sono affatto di peluche, Esatto. sono abbastanza rigidi. Un altro riccio curioso, dato che ora siamo entrati sui ricci, ve lo devo far vedere. Questo è lo scheletro. Ci sono tanti bitorzoli, ok? Ai quali si articolano gli aculei, che sono questi. Ok. Questi bellissimi aculei ciccioni sono belli per due motivi. Se li trovi in spiaggia, suonano e ci fanno gli scacciapensieri. In più, i bambini che li trovano in spiaggia, li usano come gessetti per colorare, per scrivere sulla strada. E questa è una cosa molto particolare. Questo viene dalle Filippine, non si trova a Rimini. Ok, infatti no, ti stavo per chiedere i ricci che abbiamo visto, quali possiamo trovare sulle nostre spiagge, mentre già uno ci ha detto dollaro americano, quindi ovvio che quello non troveremo da noi, però. Questo viene dal Messico, questi due dall'Indo-Pacifico. Da noi si trovano sia ricci simmetrici che asimmetrici, ma più piccoli. E sono di tante specie e di tante grandezze. E a tal proposito, io so che hai una foto del riccio più piccolo che abbiamo noi. È un riccetto che sta al centro del polpastrello del mio dito. E si chiama Echinochamus pusillus. Il nome ti dice già tutto. È un riccio che da adulto è una cosa minuscola, è 2-3 mm, è veramente piccolo. E si può ritrovare questo scheletrino bianco in spiaggia, ma non ti accorgi subito che è un riccio. Te ne rendi conto perché ha il foro della bocca e ovviamente ha la forma di un riccio, quelle classiche 5 righe, diciamo così, però lo confondi facilmente con un sassolino di sabbia un po' chiaro. È veramente bello. Questo è particolare. E questo è un adulto, è piccolissimo, ma è un adulto. Ok, perfetto, ottimo. Ascolta, se Ora volessimo. Sì, dimmi, scusa. vi faccio io un interrogativo, Vai. una domanda. Altre sfere rimbalzano. Che cosa sono secondo voi? Anche secondo Vediamo se te? c'è qualche volontario che prova a dare una risposta. Vi devo dare Vuoi degli indizi mostrare però, eh? il barattolo?
Quando sono vivi, appena spiaggiati, sono verdi, sono morbidi al tatto, quasi come una spugna, ma non è una spugna. E sono di un verde molto intenso. Non ci abbiamo ancora risposte, vediamo. Dicelo tu, vai, che cosa sono? Allora, queste un giorno le ho trovate a centinaia, spiaggiate dopo una tempesta. Sono alghe a forma di palla, le chiamano palla verde o borsa di mare. Borsa perché sono cave all'interno e quindi è come un pallone, ok? È un pallone verde e dopo le mareggiate ne trovate veramente tante. Sono palle di mare. E sono bellissime e le abbiamo conservate in un liquido che è un po' alcol e un po' glicerina perché altrimenti si rovinano. Non si possono seccare come le alghe normali e mettere in un erbario. Ok, dicevo adesso, se vogliamo invece passare a quella che diciamo è una comune abitudine, cioè raccogliere conchiglie, no? Sulla spiaggia. Hai qualche conchiglia da mostrarci? Decisamente. Allora, intanto vi faccio vedere questa. Allora, questa qui è una tellina, è più grande perché si vede meglio e all'interno c'è, al centro, scusate, c'è un buchino. Sarà capitato anche a te, Michele, di trovarle in spiaggia. Queste telline bucate non si sa perché. La domanda è, chi l'ha fatto questo buco e perché? Scusa Debbie, torniamo un attimo alle palle che abbiamo visto prima. Cioè, questa domanda, perché ora sono bianche? Perché la clorofilla che è contenuta si discioglie, si scioglie, scusate, viene persa nell'alcol in cui è conservata e quindi dopo 2 mesi già erano bianche, non erano più verdi, la clorofilla si è dispersa nel liquido di conservazione. Ed è l'unico difetto, perché mentre un'alga a lamina la puoi conservare non con il colore originario, però più o meno resta colorata. Queste colorate conservate in alcol si sbiancano irreversibilmente. Ok, perfetto. Ok. Torniamo adesso pure Alla tellina alla gigante. tendina, esatto, sì. Allora, con questo i bimbi si fanno le collanine, ma non c'è nulla di divertente in questo buco perché lei è stata predata da questa che non si vede bene purtroppo, è una chiocciola che si chiama natica di mare, ok? È una predatrice. Lei che cosa fa? La tellina non si può muovere, è un bivalve, è fatto da due valve, qui ne manca una. Lei apre le sue valve, filtra l'acqua, respira, si nutre ed elimina gli scarti. Però è sessile, rimane ferma. Lei invece si muove ed è un predatore, carnivora, e si avvicina. Non riesce ad aprirla. Le due valve sono molto. I muscoli che tengono le valve sono molto forti. Quindi cosa fa? Si porta sopra, secerne una sostanza decalcificante, inoltre le chiocciole di mare hanno una lingua rasposa che si chiama radula e con quella iniziano a raschiare. E raschia che ti raschia la nostra tellina più la sostanza chimica che viene buttata sopra al punto dove raschia, in circa 8 ore la buca fa penetrare la sua bocca che ha forma di proboscide e la succhia viva. Ok, perfetto. E noi le usiamo per fare le collanine, quelle Sì, però bucate. è veramente un fenomeno stupendo, cioè la chiocciola si è adattata, non riusciva ad aprirla e si è inventato un metodo per mangiarsela. Io ai bambini Perfetto. dico che si fa un milkshake. Chiaro. Altre conchiglie, guardate Altre cosa si può conchiglie. trovare in spiaggia, soprattutto in Adriatico. Guardate. Allora, questa è una cozza, però non ci interessa la cozza, ci interessa quello che c'è attaccato. Qui abbiamo questi ciuffi gialli. Ok. Che sono attaccati alla cozza.
Queste non sono altro che uova sue, di questa grossa chiocciola di mare, che si chiama rapana venosa, ma non è europea, viene dall'Asia. È arrivata attaccata alle chiglie delle navi o anche nelle acque di zavorra. E adesso la si trova veramente dappertutto. E in spiaggia, dopo una mareggiata, trovate tantissimi ciuffi di uova che freschi possono essere anche viola. Li trovate in spiaggia. Sono tutte uova di rapana, di questa qua, Quindi questa lei è chiocciolona. quella che viene chiamata una specie aliena. Sì, esatto. È una delle tante specie. Le specie aliene in mare, in Mediterraneo sono arrivate o, come dicevo prima, oppure importate volontariamente per allevarle, oppure ancora possono arrivare o dal Mar Rosso attraverso il canale di Suez oppure dall'Atlantico. Alcune arrivano, poi non resistono e non attecchiscono, altre invece stanno veramente scalzando delle specie locali in maniera molto efficace, devo dire. Ok, perfetto, sì. Si chiamano così non perché vengono da un altro pianeta, ma perché vengono appunto da luoghi che non sono quelli d'origine. Ok, Sì, quindi. esatto. In realtà la natura, la storia naturale è piena di questi esempi. L'ambiente cambia in continuazione, quindi le nuove specie arrivano, se si adattano, cambia l'ecosistema e di conseguenza a cascata ci sono delle reazioni sulle altre specie. Perfetto, ok. Hai qualcos'altro da mostrarci? Vabbè, allora, questa è bellissima. Che cos'è questa palla? È morbida, perde pelucchi come un gomitolo. È grande, ma ce ne possono essere anche di più piccole ed è fatta appunto di piccoli pelucchi che, non so se si vede, cadono e si trova in spiaggia, non solo dopo una mareggiata, ci sono spiagge che sono coperte di palle marroni. Cosa sarà? Vediamo un po' se qualcuno azzarda una risposta. Questa la troviamo comunemente nelle nostre spiagge, vero? Sì. E di solito si pensa che sia sporco, che non sia una spiaggia che non è stata pulita. E in realtà sono molto importanti queste. Queste qui sono il risultato della presenza delle Prateria posidonia. La posidonia è una pianta, la posidonia oceanica in Beppe, particolare guarda, vive. scusa, guarda la risposta. Cacca! No, non è cacca! Non la terrei in mano così. No, allora, questo qui è vegetale, ok? È un vegetale, viene dalla posidonia oceanica. La posidonia è una pianta che perde le foglie, come quelle che abbiamo qui sulla terraferma, e le foglie poi si sfibrano, si smembrano. Quando queste foglie smembrate arrivano a riva, la risacca le arrotola e forma i gomitoli di mare. Hanno un nome un po' strano, si chiamano egagropile e sono importantissime perché arrivano sulla spiaggia e la ricoprono, poi vengono ricoperte da sabbia, poi magari un altro strato di egagropile e in questo modo la spiaggia si fortifica, non viene corrosa dalle mareggiate, quindi è importantissimo per il mantenimento delle nostre spiagge. Non è sporco assolutamente, ma è una meraviglia della natura. Ok, Poi vi andiamo vedere. avanti. Se Andiamo avanti. ho la fortuna, per esempio, di andare su una spiaggia che non è prettamente, diciamo, italiana, tra virgolette, ma ci spostiamo su qualche altra spiaggia in giro per il mondo, che possiamo osservare? Faccio vedere una cosa tremenda, posso? Come no? Questa meraviglia. È una conchiglia a forma di cono, è una chiocciola. Si vede la spirale e si vede l'apertura dalla quale esce la chiocciola, che è molto sottile. Questo qui è un cono. I coni sono conchiglie molto pericolose perché vi ricordate prima vi ho detto che le chiocciole hanno una lingua rasposa?
quella quale raschiano il cibo. Queste specie l'hanno trasformata in parte in frecce avvelenate che lanciano verso il pesce poverino ignaro che in pochi secondi è paralizzato e mangiato perché le frecce contengono un veleno potentissimo. Queste conchiglie hanno il potere anche di uccidere in alcuni casi perché alcune specie sono pericolose anche per l'uomo. In 30 minuti uccidono un uomo di 1,80 m, quindi bisogna stare molto attenti a non raccoglierle assolutamente. Anche se le troviamo sul bagnasciuga, pensiamo che siano morte, non è detto che lo siano, e anche fuori dall'acqua sparano le frecce a un'altezza di 1,5 m e Ok, non è di che poco. parte del mondo siamo qua? Allora, tropici, equatore, in realtà una specie di conus c'è anche da noi nel Mediterraneo, il conus mediterraneo, però ha delle frecce così sottili che non riesce a perforare la nostra pelle, mangia vermi, quindi Ok. non ci preoccupa. È marroncino, rosato, è piccolino. E quelle più pericolose vivono ai tropici, quindi dobbiamo stare attenti quando andiamo nelle spiagge esotiche. Tra l'altro, questa bella livrea è coperta quasi sempre da uno strato che si chiama periostrago, brutto, peloso e marrone. Quindi neanche si vede tanto bene, bisogna stare attenti soprattutto alla forma. Però tu volevi una cosa molto esotica, vero? Una cosa brutta e una cosa bella, aspetta. Yes. Allora, è una chiocciola anche se non sembra. E sembra brutta, brutta. È una chiocciola, si vede da qua. C'è una piccola spirale, è una grossa chiocciolona che dentro ha una meravigliosa madreperla. È chiamata balone o orecchia di mare ed ha una madreperla che in questo caso è azzurra. La madreperla è un effetto ottico stupendo, favoloso, mi piace molto spiegarlo, posso? Certo, come no. Allora, la madreperla è lo strato interno di tutte le conchiglie. C'è chi ce l'ha più bello, come lei, e c'è chi ce l'ha più brutto. Però non è colorata, sono cristalli trasparenti. Quando arriva la luce, questi cristalli trasparenti, per un gioco di rifrazione, riflessione e diffrazione, la luce bianca che entra ne esce spezzata nei colori che la compongono, nelle lunghezze d'onda, i colori dell'arcobaleno praticamente. Questi colpiscono il nostro occhio, che vede tutti questi colori iridescenti, proprio il fenomeno è quello dell'iridescenza. Quindi in realtà questo colore non esiste, i cristalli sono trasparenti, ha un effetto ottico, ma è veramente molto particolare. E alla madreperla sono attribuite in tutte le culture del mondo dei significati positivi, in tutte le culture non ce n'è una che fa eccezione. La madreperla è usata per le cose più preziose, più rare, più divinatorie, insomma. E questa è veramente molto bella. Sì, assolutamente sì. Ma ce ne Se sono ti di vario tipo. dico Sì. Fermo Nautilus. lì. No, perché devi sapere che la scrivania era piena, quindi ho le cassette per terra. Allora, il Nautilus è sempre un mollusco, è un cefalopode, quindi è più vicino al polpo e al calamaro che alle chiocciole che abbiamo visto prima. Questo che tu hai chiamato è pelagico, vive in alto mare ed ha una bella chiocciolona che è questa. È meraviglioso. L'animale esce da qua, ok? Ha un bellissimo occhio e la conchiglia è in genere così. E diciamo che il sottomarino si è ispirato a lui perché devi sapere che dentro il Nautilus è fatto così, è concamerato. Qui ci sta l'animale, ok? Fino a qua. E qui poi partono delle camere fino all'interno alla chiocciola embrionale, questa qua, che sono vuote in questo momento e sono oltrepassate da un tubicino. C'è un tubicino che si vede male, ma c'è un tubicino tagliato a metà che arriva fino in cima. Queste camere il Nautilus le usa per affondare nelle profondità del mare, riempiendole d'acqua e per tornare a galla, svuotandole e riempiendole d'aria. Per quello ti dicevo che il sottomarino si ispira a questa bestiolina, questa meraviglia. E dentro è meraviglioso.
Tra l'altro, se si raschia la superficie di questo animale, la madreperla è bellissima, è chiara, iridescente, è stato usato anche, soprattutto nello stile liberty, in tante forme di arte, diciamo. Hai altre domande? Ti faccio vedere un'altra cosa. Vai, vai, mostraci. Allora, ci sono delle chiocciole, delle, scusate, dei bivalvi, quelli fatti da due parti, che hanno una valva così sottile che si possono vedere le mie dita, è quasi trasparente. Queste sono le placuna. E queste qui, a parte che usarle per fare le ombre cinesi al museo quando vengono i bambini, le possiamo usare per fare gli scacciapensieri, perché sono così sottili e suonano, che vengono usate soprattutto per questo. Ma è un animale meraviglioso, immaginate. Ora, l'iridescenza non si vede, però è veramente una cosa stranissima. Le conchiglie di solito hanno i soliti strati di guscio duri, ma non è detto, alcune sono quasi trasparenti. Abbiamo dei campioni di microconchiglie con delle conchiglie a forma di bottiglia, sembra vetro soffiato, e lì alcuni strati sono stati persi. La conchiglia racchiude un animale che al posto del classico piede da lumaca ha due ali che sbattono per nuotare in alto mare. Cioè la variabilità è impressionante in questo tipo di animali. Vi faccio vedere una cosa strana. Non siamo più ai tropici, siamo da noi. Da noi in spiaggia, queste le potete trovare frequentemente. Non so se si vede, ma è un grande ammasso fatto da tantissimi piccoli sacchetti. Non so se vogliono provare a individuare, a indovinare cosa può Sì, essere. se qualcuno vuole può fare ipotesi, eh. Non è detto che siano questi grandi, potete trovarne anche di più piccoli. Vi do un indizio. I sacchetti sono tutti bucati. È uscito qualcosa quindi da questo ammasso di Guarda. spugna, no? Ah, la spugna è questa. La differenza è che è morbidosa, okay? Ma non tutte le spugne sono morbide, ovviamente. E ci sono dei tubi che entrano all'interno, ma il resto della sostanza non è fatta a sacchettini, non so se si può vedere. Invece, qui ci sono dei sacchetti. È rigido, è duro una volta che si è asciugato. Corallo, no, non è corallo. Ah, guardate, fermi lì. Il Chissà dove è andata corallo, Deborah, eccola. questo è un corallo, tra l'altro è un corallo blu in via di estinzione che purtroppo ci è arrivato con un sequestro del Corpo Forestale dello Stato, ma è un'altra storia. Guardate, è una matrice rigida di carbonato di calcio e altri minerali con tanti buchini all'interno dei quali vivono i polipi del corallo, che sono parenti delle meduse e non dei molluschi. Qui invece abbiamo dei sacchettini, molto diverso. Ve lo dico? Vai. Allora, queste sono uova di murice, di cui tu hai una foto, Michele. Sono uova che le mamme murice depongono in gruppo per proteggere, insomma, la covata, potremmo dire. E sono tutte vuote perché i baby Murex sono usciti e se ne sono andati. E questi li trovate veramente molto spesso in spiaggia. Anche questa foto, questo si può trovare facilmente in spiaggia. Questo è un uovo di razza. E sono sacchettini per lo più maltrattati e scuriti, e sono, diciamo, l'involucro dentro al quale stava la piccola razza, ma anche le uova di a molti, molti squali. Ecco, questo qui è il murice. Eccolo qua. È responsabile di questo. Sott'acqua, se vi immergete, potete trovare tante mamme murici che fanno questo lavoro. È meraviglioso, è veramente una cosa eccezionale. Quando le fate in spiaggia sono mollicce. Però poi si seccano. E questa è una particolarità che vi posso far vedere. Torniamo ai tropici. Vediamo un po'. Allora, questo è difficilissimo da farvelo vedere, ma io ci devo riuscire.
Vasetti, vasetti. Allora, questo qui è un dischetto di conchiglia. È quello che rimane di una chiocciola tipo il conus di prima, era un conus, però è soltanto la parte apicale, quella dove si vedono i giri. Il mare le consuma le conchiglie morte, dopo un po' non rimane che questo. Ecco, si usava fino a pochi anni fa in Polinesia a prendere questi residui di conchiglie di conus, soprattutto quelli bucati al centro, come qui, per farci i pesi per le reti da pesca, che erano fatti in cocco, diciamo. E questi Guarda qui Beppi, sono però meravigliosi. ascolta, Sono... ti interrompo. Sì. C'è una domanda. Penso si Non ho riferisca capito cos'è, perché... non so se a quello di cui parlavamo prima. Ah sì, le uova. Allora, queste qui sono uova di questa bestiola che è in foto. Sono uova di Murice e sono un ammasso di uova di Murice perché il genitore le unisce a quelle di altri genitori perché se stanno insieme sono più protette. Di conseguenza voi potete vedere tanti sacchettini vuoti con il buchino, no? Perché i piccoli murici se ne sono andati, e spiaggiati voi potete ritrovare questi ammassi, anche più piccoli, eh? Sono mollicci, sono giallini e poi una volta seccati sono resistenti. E sono veramente belli, molto particolari. Ok, Vediamo un adesso po' che vi possiamo posso far aggiornare a quello che vedere. stiamo vedendo adesso. Ah sì, i pesi per le reti da pesca, sì, l'abbiamo detto. Sono le conchiglie smussate dal mare sono stupende perché sono lisce, ovviamente l'acqua le liscia completamente e al tatto sono piacevoli. Ora vi faccio vedere una cosa molto piccola. Vi ho fatto vedere cose grandi. Vi faccio vedere una chiocciola che si chiama Iantina e che diciamo fa il paio con una medusa un po' particolare. Allora, questa qui è una chiocciola minuscola ed è viola. Lo so che non l'apprezzate moltissimo, ma si chiama Iantina con la I lunga. La potete spulciare su Google. Questa vive anche da noi ed è una chiocciola che vive in alto mare, però come dico io è un sacco pigra e quindi deve trovare un passaggio perché non nuota. Il passaggio lo trova su una medusa viola a forma di barchetta. Che si chiama Velella o Barchetta di San Pietro, di cui abbiamo anche una foto. Lei si attacca sotto, prende un passaggio, quindi è una veleggiatrice, e in più se la mangia, quindi alla medusa non fa assolutamente piacere. Io ne ho qui un esemplare, questa è una medusa seccata. Ecco, qui in foto vedete la medusa viva, è azzurra, è bellissima, capita a volte di trovarne spiaggiate centinaia e centinaia. In alcuni periodi dell'anno e niente, la nostra chiocciola si attacca sotto, come potete vedere qui, e viene trasportata. È una veleggiatrice, quindi è una chiocciola che invece di vivere sul fondo vive in alto mare. La sua particolarità è anche un'altra: se non trova la medusa per farsi trasportare, spara una zattera di bolle di muco, quindi bava di lumaca, e galleggia. È Ascolta veramente molto strano. Debbie, vogliamo chiudere col botto? C'è qualcosa che vuoi farci vedere come ultima, diciamo, come ultima cosa della nostra passeggiata in giro per le spiagge? Vediamo un po', mi sto guardando intorno. Sì, vi faccio vedere questa. Arrivo, sto arrivando. Ve ne faccio vedere due. Allora, Ok. vi faccio vedere due cose. Questo qui è un corallo rosso, sempre arrivato col sequestro di cui vi parlavo prima. È una tubifora a musica, purtroppo è in via di estinzione. Vedete queste lunghe tubature, ognuna contiene un polipo. E questa, vi dicevo, appunto è in via di estinzione. E ve l'ho fatta vedere per lanciare un messaggio. La nostra collezione è stata raccolta per motivi di studio e noi la esponiamo. Però io vi invito a non acquistare nulla del genere. In negozi, negli shop, al mare, perché
Perché ogni volta che acquistate un corallo, un animale in via di estinzione, una conchiglia, il problema è che quell'animale è morto per diventare un soprammobile e non è una bella cosa. L'animale è bello quando è vivo, tra l'altro da vivo ha un colore ancora più intenso, stupendo. Il corallo che avete visto prima, blu, da vivo è blu elettrico, sembra che ci sia una luce dentro, è stupendo, quindi è bello se rimane sott'acqua. Noi li mostriamo alle persone per far capire quanto sia meravigliosa la vita, però vi chiedo di non acquistarle, ecco, ve l'ho fatto vedere per questo. L'ultimissima cosa, poi vi mollo, è questa. Questa non la troverete spiaggiata sulla sabbia, ovviamente. Allora, questa qui è una spugna, è rigida, è molto delicata. Si chiama il cesto di Venere, perché Venere ha le cose più belle in assoluto, ovviamente. Il pettine di Venere è una conchiglia meravigliosa. Questa è una conchiglia, è una spugna, scusate. Qua c'è una rete, è chiusa, si vede. Però all'inizio non è chiusa e possono entrare dei granchi, una coppia di granchi, maschio e femmina, che si rintanano all'interno e lei cosa fa? Li chiude dentro. Sembra una cosa brutta, ma non è. Perché? Perché ha un reciproco vantaggio. I granchietti sono protetti dai predatori, nessuno se li mangerà qui dentro. Tra l'altro l'acqua entra con nutrimento, con il cibo ed esce con i rifiuti di scarto dei granchietti. La spugna, in cambio, riceve protezione dai parassiti, insomma, la ripuliscono. Quindi sembra una cosa strana, però non è. In Giappone viene regalata, questa forse è una cosa un po' particolare, alle coppie per simboleggiare, insomma, l'amore eterno, perché da qui non si scappa. Basta. Perfetto. Ok, Deborah, intanto ti ringraziamo, ti ringrazio per questa interessante chiacchierata che abbiamo fatto insieme, questa passeggiata tra le spiagge nostre, ma anche quelle in giro per il mondo. Io vi invito quando potremo andare a visitare Museo Malacos, Città di Castello, che vedrete che è un'esperienza veramente molto interessante. Allora, Deborah, intanto grazie e magari ci vediamo prossimamente. Grazie a voi e ci vediamo presto, speriamo. E salutiamo tutti e vi lasciamo ai prossimi appuntamenti nelle dirette del Circolo Virtuale Burneo. Grazie a tutti, ciao, buonasera. Ciao.